Bella a tutti ragazzi, Corgasmi che sono qui con un nuovo squad builder, perché hanno fatto una squadra, anzi in realtà ho preso spunto da una che mi avete consigliato voi, ed è davvero molto molto competitiva, una squadra veramente molto bella, ben fatta, che costa circa sui 50.000 crediti e contiene un giocatore IF. Direi di partire subito parlando un po' del modulo 4-3-3 normalissimo. La prima volta che quest'anno lo utilizzo mi sono trovato molto bene perché è molto bilanciato secondo me come modulo, ovvero i difensori difendono, i centrocampisti un po' difendono e un po' attaccano, mentre gli attaccanti attaccano e basta. Quindi secondo me è la perfezione, diciamo così. Andiamo subito con il portiere e stiamo parlando di Leno, che ragazzi finora è il portiere migliore che io abbia mai utilizzato, davvero un giocatore formidabile, para qualsiasi cosa, ha un riflesso che è madonnale praticamente, le prende tutte. In 5 partite ho preso tipo sì e no 3 gol, perché davvero è un portiere miracoloso, fa dei miracoli che sono, non lo so, sono divini, è qualcosa di incredibile. Per 900 crediti ragazzi prendetelo, perché fa concorrenza a Neuer, veramente, ve lo dico perché è proprio così secondo me. Poi troviamo come terzino destro, ho utilizzato Danilo del Porto, buon giocatore, terzino molto molto buono, molto bilanciato come statistiche, anche un buon tiro perché, non so, anche un buon tiro, perché forse faccia il centrocampista prima di fare il terzino, costa abbastanza, diciamo 1000 crediti circa per un terzino della Liga Portoghese, non è poco. Però considerando che brasiliano ci sta anche, comunque tutto sommato un ottimo giocatore. Poi andiamo in difesa, troviamo come difensore di destra Naldo, che è un ottimo difensore centrale, con un work rate alto normale che non si sente per nulla, costa poco, vi garantisce una buona solidità difensiva, lui poi è altissimo, le prende tutte di testa, grande fisico, davvero un ottimo giocatore con anche una discreta velocità. Poi a sinistra invece abbiamo Sokratis Papastathopoulos, davvero un ottimissimo giocatore, guardate che belle stats, 78 di velocità, 84 di difesa, 82 di fisico, sono davvero delle ottime stats, forte anche di testa, forte in fisico, costa poco, 1300 crediti secondo me sono poco, work rate normale normale, quindi un ottimo giocatore. Si linka con Olebas, che se lo trovo, eccolo qui, Olebas della Roma. Ottimo giocatore, è l'unico argento che ho utilizzato in questa rosa, però secondo me potrebbe tranquillamente essere oro. È un giocatore molto veloce, l'anno scorso mi piaceva un casino utilizzarlo, quest'anno mi sto trovando per ora, per quello che l'ho usato, molto bene, anche se il prezzo è molto molto alto, praticamente un quinto della squadra lo occupa solo Olebas, proprio perché è argento. Comunque mi sono trovato molto bene soprattutto nei recuperi difensivi, perché è molto veloce, per cui riesce a recuperare facilmente i difensori. Se la difesa invece è più piazzata, i giocatori dell'avversario stanno attaccando e bisogna essere un po' più tattici, diciamo così, fa un po' più fatica. Poi andiamo con il centrocampo, troviamo a destra Luis Gustavo, no scherzato, scherzavo, Luis Gustavo sta al centro, che comunque è un grande centrocampista, io lo sto utilizzando davvero tanto insieme a Matuidi, perché secondo me sono veramente degli ottimi giocatori, lui in realtà è un CDC, però l'ho messo come CC perché secondo me lo può fare tranquillamente, poi essendo lì al centro attacca di meno, quindi secondo me è un buon giocatore, mi ha fatto anche un assist, mentre di qua ho utilizzato, se lo riesco a trovare, ecco qui Casemiro, tra l'altro è la fiera degli infortunati, ne ho un casino rotti, tutti alle gambe ovviamente. Casemiro, ottimo CC, anche lui è un CDC, bisogna cambiargli il ruolo, ma ne vale la pena perché 2 gol e 2 assist in 5 partite per un centrocampista non raro, valutato 76, è davvero davvero tanto. Mi sono trovato molto bene con questo giocatore, fa tanti, ma tanti inserimenti, spesso si trova più lui in attacco che le ali, a dire la verità, però è davvero un buon giocatore da provare sicuramente. Poi a sinistra invece ho utilizzato Rajan Engolan, che mi piace tantissimo, è forse uno dei miei centrocampisti preferiti, soprattutto secondo me è un long shot che è qualcosa di micidiale, infatti è divertentissimo tirare dalla distanza con lui. Mentre andiamo con i giocatori offensivi, troviamo come ala destra Tosic del CSKA, IF, pagato 28.000, secondo me ci può stare come prezzo, anche se mi ha fatto un solo gol, un solo assist in 5 partite, però comunque sia, va molto bene come giocatore, ha un sinistro micidiale, davvero dalla distanza tira fa delle buone conclusioni di sinistro, quindi
poi anche 4 stelle abilità, alto normale, poi un mancino che gioca a destra, secondo me è un ottimo giocatore. Poi abbiamo a sinistra Gervinho, che nei contropiedi è veramente letale, 2 gol e 3 assist in 5 partite, secondo me sono dati per un'ala molto molto buoni. E infine, come attaccante, ovviamente non poteva mancare Seydou Doumbia, anche se infortunato, vabbè. Doumbia che è probabilmente l'attaccante più forte del gioco, fa più gol che partite, quindi davvero davvero letale, sia in attacco a 2 che in attacco a 1, è veramente micidiale questo giocatore, che ha una velocità pazzesca, un tiro formidabile, una finalizzazione paurosa. E in più 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, work rate pauroso per un attaccante, e poi costa anche poco. Quindi ragazzi, una squadra davvero molto molto bilanciata, difesa molto solida, centrocampo in alcune parti diciamo di qualità, molto difensivi anche, comunque sia solidi anche lì, rocciosi, tosti, e attacco veramente rapidissimo, nei contropiedi fate delle cose che sono veramente porcate allucinanti, perché davvero con Gervinho, Doumbia e Tosic partite che non vi prende praticamente nessuno. 50.000 crediti per acquistarla, prezzo non proibitivo, considerando che c'è anche un IF e un argento che costa tantissimo. Vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a 300 mi piace uscirà un nuovo video, e vi invito a scrivermi nei commenti qualche altra squadra da consigliarmi. Come vedete io prendo spunto anche da quelle che voi mi consigliate, e quindi ci faccio video su. Vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga!